valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Oh, buongiorno cari telespettatori, buon lunedì 21 marzo, oggi è primavera! Siamo tutti felici, ma avete visto che pratiche, cominciano a vedersi i colori della primavera, ma che emozione, veramente sono tanto felice. Bene, un'altra settimana della valigia degli artisti, siamo arrivati alla 61esima puntata, se non erro, siamo troppo contenti, veramente, siamo tanto contenti. Bene, facciamo i ringraziamenti all'International Artist di Franco e Mimmo Cattulè, un abbraccio affettuoso al caro Franco, a Delio Color per le gigantografie regalate, agli assistenti di studio Lucy Fish, alla regia Damiano Conchieri, alla regia audio Carlo Oliva. Bene, chiaramente oggi è una puntata molto originale, ma prima di presentarvi la puntata volevo regalarvi la valigia della pubblicità. Al solito posto, ristorante pizzeria, una grandissima realtà dove c'è un'ottima ristorazione e la pizza con la farina di Camut. Grande Tony! Pizzeria Liscate da Ciro, certo, in via De Gasperi e Liscate. Un saluto al pizzaiolo Gino, vi ricordo la promozione, a mezzogiorno la pizza che volete con la bibita a solo 5 euro! Qui il ristorante Pizzeria Caffè, Superstrada Panale di Voltana, Liscate, un localone meraviglioso dove ci sono un sacco di eventi, mi raccomando, non mancate! San Giorgio, Bruschetteria, Pizzeria, Stuzzicheria, via Francesco Bianchi 29, a Melzo, grandi! Buddha Bar Revolution, una grande realtà dove il mercoledì sera c'è un ottimo apericena e il venerdì sera su prenotazione frittura mista o la grande paella. Un ringraziamento a Grazia e Claudio. Oh, grazie di vero cuore per essere entrati a far parte della valigia degli artisti, grazie! Bene! Sto strippando perché oggi veramente questi profumi di primavera ci hanno portato dei colori nuovi e i colori più belli sono quelli chiaramente che arrivano dall'altra parte dell'oceano, dove c'è l'armonia, c'è la musica, c'è l'allegria, l'allegria musicale, ma soprattutto il sorriso e la voglia di ballare. Quest'oggi con noi innanzitutto volevo presentare Mister Robinho. Buongiorno a tutti. Allora, caro Robinho, come stai? Rudy, buongiorno, grazie di avermi ospitato. Sono tanto grazie. Contento di incontrarti perché so che tu, lui per esempio, fa molto, molto spesso durante l'anno, fa la traversata atlantica, si ferma spesso in Brasile e ha modo di conoscere, di constatare di persona questi gruppi meravigliosi che fanno queste esibizioni che ci fanno tanto impazzire, poi dai costumi, dai colori, dai movimenti e soprattutto dalla grande cultura musicale brasiliana. In effetti quest'oggi abbiamo un gruppo meraviglioso che si chiama Mistura Latina. Latina, bene, allora io direi di dare subito la parola alla nostra portavoce, Miss Sharon. Ciao Sharon. Salve a tutti. Come stai? Bene, grazie. Oh, che bello. Senti, cara Sharon, so che siete un grandissimo corpo grande gruppo. La novità del nostro gruppo è che abbiamo unito due culture completamente diverse, il Brasile e l'Argentina, che solitamente col calcio non vanno molto d'accordo, no? Bene, male. Invece la cultura della danza, e noi abbiamo pensato appunto di mescolare queste due culture, in quanto io sono figlia di un ballerino argentino e sono cresciuta con ragazzi brasiliani che mi hanno insegnato fin da piccola a ballare la danza brasiliana. Ma che bello! Quindi il nostro spettacolo porta uno spettacolo completo di spettacolo brasiliano con samba, Carmen Miranda. Appunto, ti fermo un attimo sulla samba perché lei la regia audio gentilmente se può mandarci quel sottofondo. Oh, che cominciamo a entrare un po' nell'atmosfera Gigi. Bene, vai, dicevi. E samba, Carmen Miranda, la danza del fuoco, la capoeira, ha una cultura completamente diversa che quella argentina, che è il folklore argentino.
e dove praticamente mio padre usa dei tamburi e delle corde e mescola il rumore dei tamburi e girando le corde fa uno spettacolo molto di scena. Lui lavora più con crociere e circhi che nei locali, però quando è a Milano lavoriamo molto spesso insieme. E in più anche lui il fuoco con le corde. Ma che bello. Senti, io so che, vabbè, chiaramente voi siete di Milano, cioè originari di dove però? Del Brasile? Allora, io Argentina, Buenos Aires. Ah, sei argentina sei. Figlia di argentino, lui è il Brasile. Ah, è Brasile. Ma come mai questo miscuglio? Io ho avuto questa passione da piccolina, mi ha cresciuto, mio papà lavorava al Festival Latinoamericano, dove tra l'altro ho conosciuto lui. Ero piccolina. Il grande Robinho, esatto. Il grande Robinho, grande, il grande, grande dimension. E niente, io mio padre lavorava al ristorante argentino e io mentre lui lavorava andavo a ballare con i brasiliani. Wow, perciò hai imparato un pochettino il ritmino, sambino. Esatto, eh? Avevo 7 anni e dai 7 anni in su che io ballo questa danza. Beh, che amo. Vogliamo chiaramente anche precisare che questi costumi che hanno, non è che li hanno comprati al mercato del martedì in via l'Europa mezzo, eh. Cioè, sono costumi originali du Brasil, è vero, no? Certo. Ma che un applauso solo per i costumi, guardate che roba. Meravigliosi, meravigliosi. Poi Robinho è sempre ricco di... lui mi emoziona sempre, perché lui, basta che io lo chiamo, gli dico, senti Robinho, guarda, non ti preoccupare, arrivo subito, vamos amigos, in 2 secondi mi sistema quello che c'è da fare, voglio dire, in un batter d'occhio, ecco. Senti, cara Sharon, il tuo amico Luis, facciamolo un attimino, posso intervistare, lui parla italiano, sì, un po', se no ci fa la traduzione, ci fa la traduttrice, no? No, immagino che... ciao Luis, come stai innanzitutto? Ciao, tutto bene te? Dai, diciamo abbastanza bene. Sei contento di aver partecipato a questa puntata? Sì, del sì, primo, sono contentissimo. Dal primo giorno di primavera. Eh sì, il giorno 21, una bella primavera arriva, così possiamo divertire, ballare. Perché il mondo del ballo è il mondo del divertimento. Viene tutto insieme, caldo, divertimento, ballo, è una cosa troppo bella. Senti caro Luis, invece tu sei brasiliano? Sì, sì, io brasiliano di Mato Grosso. Mato Grosso, sì. Mato Grosso. Mio papà di Salvador di Bahia, dove viene molto il ballo. E mia mamma del Paraná, io nato nel Mato Grosso. Ma pensa te, sei che grande. Senti, da quanto tempo è che fai parte di questo gruppo? Io da 1 anno e mezzo che faccio parte di questo gruppo, ma già ballavo dove abitavo io prima. Ballavo in un altro gruppo e sono arrivato qua, mi sono trovato bene con questo gruppo e andiamo avanti con loro. Bene, bene. Vorrei che ripassassi un attimo il microfono a Sharon. Senti, cara Sharon, quante sera, ricordati della tua telecamera che almeno vedono lo splendore da casa, perché è importantissimo, che se guardi me, guardi solo me, ma i telespettatori sono quelli che contano. E noi facciamo televisione, ci sembra il minimo. Senti, quante serate riuscite a fare durante l'anno? Ma più che durante l'anno ti so dire un 2-3 a settimana. Perciò siamo lì per circa... all'anno non ti so dire. Beh, alla settimana 2-3 a settimana sono in circa sulle 200 l'anno. Una cosa del genere. Tutto il gruppo sì. Bene, ma che bravi. Perciò... Anche perché il bello è che comunque nei locali piccoli non chiedono tanti ballerini, quindi ci dividiamo, lavoriamo tutti. Cioè, perciò in una serata fate 2 serate. Esatto. Ok, vi scorporate per riuscire a contentare più clientela possibile. Esatto. E questo non è poco. Io mi ricordo che c'era l'Evasione Latina che faceva la stessa identica cosa. Senti, volevo rivolgere una parola al grande Robinho, no, lui c'è microfonato. Senti, niente Roby, io sono veramente contento che tu ci hai portato quest'oggi questa grande realtà. Un'ondata di calore. E di cultura brasilera e argentina. Oltre che calore, colore. Colore. Il colore fa sempre sorridere. Ma soprattutto degli artisti veramente professionisti. Ecco. Cosa ci puoi raccontare con le varie avventure? Vi posso raccontare che io mi sono innamorato del Brasile innanzitutto, dell'Argentina, dell'America Latina in generale, e viaggiando ho conosciuto nei vari festival latini questa meravigliosa gente, oltretutto di un rispetto incredibile. Ottimo. Quello che dovremmo imparare anche qui in Italia, secondo me, lo dico proprio così. E comunque niente, mi sono avvicinato a loro vedendoli ballare con questo calore, allegria, voglia di fare. Mi hanno trasmesso questa cosa, ho detto questo gruppo vorrei crearlo un po' anche mio, conoscendoli e facendo parte di loro, aiutandoli.
a trovare i vari locali, varie... Beh, infatti cioè, stiamo cercando un pochettino anche in Together per riuscire a muovere un pochettino oltre le serate che hanno, che sono notevoli e di grande spessore soprattutto, non dimentichiamoci, perché il sangue è brasilero, è argentina, però ormai è di adozione brasiliana, se vogliamo. Anche no? L'anima. È anche l'anima. Locali che adesso i locali che cominciano ad aprire adesso le porte per questa stagione del 2016, che sarà una stagione esplosiva, mi raccomando, perché loro sono la mistura latina, sono straordinari, bisogna contattare Robinho, il numero di Robinho adesso ve lo daremo a breve, ecco, in modo che almeno potete risolvere qualsiasi tipologia di spettacolo e noi siamo ben felici. Senti Robinho, noi dobbiamo parlare dell'appuntamento del 2, sì, esattamente. Allora il 2 di aprile facciamo l'inaugurazione al Quindi di Scate, sopra il Quindi c'è un mega locale bellissimo dove faremo questa grande festa di inaugurazione con la nostra mistura latina, è vero Roberto? Che sì. abbiamo 500 metri quadrati di pista per ballare e dove i nostri meravigliosi artisti si esibiranno e faranno animazione, coinvolgeranno tutto il pubblico e la clientela presente per farli scaldare veramente. Oh. E vi assicuro che sarà una grandissima serata. Quanto ci piace questa cosa, quanto ci piace. Bene, direi che possiamo far partire allora il balletto. Cosa ne pensi, Sharon? Come no? Luis, ci siamo? Bene, allora regia, rimandiamo il brano. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos. O negócio é o seguinte, eu quero ouvir o grito da mulherada primeiro. Beleza, beleza. Mulherada presente, essa é a hora de vocês. A gente quer ver essa mulherada somar bonito, nós estamos aqui prestando atenção. Vamos lá. Aí, vou chegar pertinho que eu quero ver de perto. Vai que vai dar bom. Que beleza, que beleza. Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Como é que é? É uma dança nova que mole, 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 mole. É uma dança nova. Coração no vento, cuidado, hein? Quero ver, quero ver. Mole, 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 mole. Oi, quero ver. Bole, 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 bole. Que gostou? Bole, 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 bole. Vai. Bole, 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 bole. Dá-lhe brinquedão. Mulherada, mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? É o quê? É uma dança nova que bole, 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 bole. Mulherada, mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Quero ver, quero ver. É uma dança nova que bole, 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 bole. É uma dança nova que bole, 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 bole. Vai, quero ver. Bole, 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 bole. Que gostoso. Bole, 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 bole. Absurdo. Bole, bole, bole. Bole, 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 bole,
Latina, venite, venite pure qua, venite pure. Ma che emozione, ma che bravi, ma che bravi, ma che bravi veramente. Ma è il top, ma cari telespettatori, ma a quasi alle 13, ma avete visto che spettacolo che vi regala la valigia degli artisti? È un'emozione straordinaria quest'oggi, veramente. Ringraziamo il nostro Robinho. Ve l'avevo detto io. Che ci ha riempito di gioia, ci ha fatto iniziare il primo giorno di primavera col migliore dei modi, il migliore dei modi. Ma che bravo Luis, number one. Questa verticalina così buttata lì è stata proprio una mossa vincente, devo dire. Sharon. Superlativa, come dice Chiambretti, superlativa, meraviglioso, sono molto contento veramente oggi. Allora facciamo una bella cosa, visto che ci siamo, poi dopo mandiamo i saluti. Adesso pregherei gentilmente la regia di mandare la valigia della pubblicità. Al solito posto, ristorante pizzeria, è una grandissima realtà dove c'è un'ottima ristorazione e la pizza con la farina di Camut. Grande Tony! Pizzeria Riscate da Ciro, certo, in via De Gasperi e Riscate. Un saluto al pizzaiolo Gino, vi ricordo la promozione, a mezzogiorno la pizza che volete con la bibita, solo i 5 euro! Qui il ristorante Pizzeria Caffè, Superstrada Panale Rivoltana, Riscate, un localone meraviglioso dove ci sono un sacco di eventi, mi raccomando non mancate! San Giorgio, Bruschetteria, Pizzeria, Stuzzicheria, via Francesco Bianchi 29 a Melzo, grandi! Buddha Bar Revolution, una grande realtà dove il mercoledì sera c'è un ottimo apericena e il venerdì sera su prenotazione frittura mista o la grande paella. Un ringraziamento a Grazia e Claudio! È un ringraziamento ancora a questi sponsor, grazie di vero cuore di essere entrati a far parte della valigia degli artisti, siamo molto contenti di abbracciarvi ogni giorno. Bene Robinho, sei stato superlativo, oggi sei entusiasmato mille. Come al solito, io ti conosco bene, so che sei un grande ballerino, noi poi tra l'altro aspettavamo che ti spogliavi anche tu, però non abbiamo neanche tempo. Magari hanno mangiato da poco, è meglio lasciar perdere. Comunque noi ci incontriamo il 2, il 2 faremo un baccano, mi raccomando, volevo ricordarvi l'appuntamento del 2 aprile al Queen, strada padana superiore a Liscate, Rivoltana, mi raccomando. Faremo l'inaugurazione di questo mega locale 500 metri quadrati di puro ballo sfrenato. Con noi ci saranno i grandissimi Mistura Latina. Mi raccomando. Un ringraziamento lo facciamo all'International Artist, ad Elio Color, alla regia Damiano Conchieri, alla regia audio Carlo Oliva e all'assistente di studio Lucy Fish. E noi, cari telespettatori, buon primo giorno di primavera, ci vediamo domani alla valigia degli artisti con nuovi artisti e nuova voglia di dimostrare questa grande e preziosa virtù che è l'arte. Ciao amici! Valigia sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.